Oh là. Oh là. Sapevo che mi dimenticavo qualcosa. I bot. Buonasera ragazzi. Scusate il ritardo, ma... No, qui c'è ancora una live dal cellulare che ci sta sentendo. Via. Sparisce. Allora, ciao Even, ciao Aselina, ciao Umbe. Benvenuti. Welcome a todos. Mi confermate che l'audio del gioco si sente? Si sente anche la mia voce. Per giù lo sento altissimo, ma... Intanto facciamo uno shoutino a Evenduras, uno shoutino a Umberto. Facciamo un Asiel Bros. Quindi chiunque stia vedendo questo video in differita, mi faccia il favore di andare a seguire sia Umberto che Venduria qui su Twitch e di spulciare l'account di Instagram della nostra amica Asiel. Allora, non mi ricordo niente. No, giusto, giusto, giusto. Allora, aspettate, sistemo cose. Giornatine abbastanza prese col lavoro e qui devo anche magari prendere il controller. No, sì, no, no, sì. Gran Guignol. Io ho il terrore di cancellare la partita per errore. Allora. Ci siamo lasciati la volta scorsa con la quest di... Sì, ricordo. Con la quest siamo al Pembroke Hospital, veramente. Ma forse avevamo fatto un po' di servizio assistenza londinese. Ma capitolo 4 sale la febbre. Ok, 3 su 3 l'abbiamo fatta e questa per andare avanti troviamo il teatro di Doris Fletcher. E poi c'è il quinto capitolo. Andatemi a vedere come sta la città. West End sta male. Raffreddore, sepsi e anemia. Dobbiamo andare subito al West End. Nel West End. Sì. Per andare nel West End ci buttiamo dalla finestra. Allora, la strada più veloce non è di qua. No, ho sbagliato. Ci giriamo e attraversiamo l'altro ponte. Vado ad ascoltare, no. Maronna mia, ogni volta che passo di fianco a quello là, quanta voglia di... Oh, che bello passeggiare per il West End. È giusto? Sì, giusto. Anche l'altra volta ci avevano rotto le scatole questi qua ogni volta. Aiutiamo il nostro collega felino. Anzi, canide. Ah, cazzarò, io questo volevo uccidere più che altro. No. Guardate che male che gli fa. E poi esplode. Bello così a distanza, ci piace. Lo finiamo così. Il
E ci siamo ripresi un sacco di roba, un sacco di sangue e un sacco di vita. Bene. E adesso andiamo di qua. Ho anticipato leggermente questa live stasera perché vorrei giocare un po' più del solito e andare più avanti possibile. Mi sta piacendo portare Vampyr in live, ma vorrei finirlo. Non correre, cioè non voglio finirlo prima del tempo, però vorrei, insomma, completare questa avventura. Piece of shit. Poi mi mancherà, quando l'avremo finito. Anche la prima volta che l'ho giocato, una volta abbandonata alla Londra del gioco, mi è mancata un po'. Io vorrei tornare dalla nostra amica prima. E noi abbiamo una quest in corso, recupera il coltello. Clay Cox, no. No, non adesso. Voglio andare avanti con la trama. Ah. Avete visto? Si parlava di danni aggravati. No, non è preso da Vampire the Masquerade questo gioco. No, no. Un sacco di roba che brilla in caso di Lady Ashbury. Quindi noi approfitteremo della sua gentilezza. Dov'è cazzarola? ...1913, questa roba vecchia, quindi 14, 15. Ma lei sarà a casa? Soprattutto. Visuale così ravvicinata in casa, un po' vomitina. Lei c'è. Noi non eravamo ancora stati in camera sua. A rubarle il tartrato di ferro e dell'ergotamina. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. Ah, si sta sbottonando. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Giusto. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Priwen. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. I have investigated new sources of infection. And I may have found a new type of scowl. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Vabbè. There are many paintings adorning the walls here. Yes. Did you paint them? No, my dear. But some of them.
I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Elizabeth. Don't I deserve some reward, at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Questa è una cosa che c'è anche in La Regina dei Dannati, che nel film, non mi ricordo se nel libro era così, ma c'erano diversi quadri che il Talamasca, che è un'associazione di cacciatori, diciamo, di studiosi dell'occulto, trova nel corso della storia un sacco di ritratti di Lestat. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. My dearest, my beloved, da quando? Da quando sono così... Dracula, Lady Ashbury, una fonte di ispirazione. C'è oscurità nella vita e ci sono luci e tu sei una di quelle luci, la luce di tutte le luci. Bram Stoker del 1897, bello. Se me la ricordavo sta roba, molto figo. It's locked. Sai cosa c'è dentro? E lei ha ispirato Dracula, niente meno. Ragazzi, sono stravolto. Allora, potremmo andare direttamente alla quest. Ma prima voglio andare a curare un po' di gente. Sì, non mi spiace. C'ho st'ansia che mi... Ciao War! A Malpensa. Poi dove vai? Ecco, ah no. Quindi sei... Stai tornando? Cioè, perché se andavi lì devi fare una cosa e poi sei libero e sei a Milano. Good evening, Mr. Dopo la live c'è da bere una cosa. Così. Do you need medical assistance, sir? There is no need to be ashamed. Yes. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Hai un arrivo per Como, ok, basta, come l'ho detto. Peccato. Poi da Como sei più vicino ad andare a casa, mi sa, vero? Sconosciuto. Chi è? Chi è questo qua? Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Dr... I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to... Scusa, ah, già che si pausa, mi sposto. Volevo fare... Non so, a War Bumper. Ragazzi, sapete che... Oddio, no, io non voglio uscire. My humble shop. Do you need medical help? You would save my life, Dr. Reed. I have not felt so bad. Che medicina? Per l'anemia. Don't worry. There is nothing serious. Chiedimi una cosa, chiedimi quello che vuoi, se si può. Se posso dirtela in live. I can't imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined... How is the situation? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonder. Cazzarola. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high.
finiti i Guardiani della Galassia, la storia della cantata dell'MCU quanto è vicina ai fumetti? E non... You cannot expect the newspapers to expose the truth. Non è una risposta facile. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. Anche perché soprattutto non te la so dire perché ho letto pochissimo dei Guardiani. Are you sure you're not exaggerating? Are you sure? For the thrill of it? Non ho letto molto di Guardiani, soprattutto vuol dire tutto e niente, come cioè di Spider-Man, cos'è che c'è di vero? Che zio Ben muore, lui diventa Peter Parker, si mette con Mary Jane prima o poi, e ha quei cattivi, ma ogni volta come sono i cattivi, come ci diventano, e tutte le circostanze sono diverse. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. Yes, I repeat. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Ci sono tante cose che nel gioco richiamano l'MCU. Certo, certo, riadattate. Come sempre, cioè alla fine è giusto. Anche l'MCU riadatta magari cose che avvengono nei fumetti. Anche il guanto dell'infinito, la storia della, con Thanos, è un riadattamento di quello che succede nei fumetti. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Je ne sais quoi. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. No, ci vorrò giocare, forse sì. Sì. I must confess, I have... Really? Well, I'm always happy to try new... Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Okay. How is the situation? No. Are you... Oh, you cannot... Well... Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. La storia è bellissima, in fine siamo un po' buttato lì, un po' scontato, gli stanno combattendo, specialmente il target, mi fa cagarissimo. London's lone gourmet. Io se ne avevo detto che... What a strange title. Che era meglio di quello degli Avengers come sistema. I was a food critic, and I kept it. Vediamo cosa vende questo qui. Lamiera di piombo. Orribile addirittura. Ah. Ecco qui, non mi farebbe schifo sapere quante cose ho io di ciascuna di queste. Le faccio no, così compro. Vabbè, non sprechiamo soldi per ora. Lo faremo solo quando... Allora, vediamo un attimo però. Sfiltriamo la quest che stiamo seguendo. È questa e cerchiamo questo rintraccia. Tranquillo Paolo, buon rientro, buon lavoro. Sono tre cose. Trovo un ristorante. Ma perché tre? Coleman, Dead Inside. Bella sta scritta. Sarebbe da screenshottare.
Bellissimo. Vediamo se esplode. Che figata. Addirittura osi schivare in realtà. Quanti sono? No, no. Vaffanculo. Guardate che male. Maledetti. Cos'è che vuoi tu? E io come t'ammazzo? Guarda, guarda come... Ci provano col gas. Non volevo combattere anche contro questi qua. Cosa fa? Ma... Me lo clippate, ragazzi. Cosa fa? È bellissimo. Guardatelo. Stile spaventapasseri. Ma veramente. No, si è sbloccato, povero. Finito? Siamo stavolta andando al parco, ma io non voglio andare al parco. E come lo trovo un ristorante eccezionale per quello là? Sai che sono venuto nella parte sbagliata di... Cioè, la quest sbagliata da fare adesso. Non ho più sangue. Quello 28, minchia. Quello è quello forte, quindi gli facciamo... Tra qualche secondo, tra 18 secondi gli facciamo il calderone di sangue. Ma lì c'è una lucina... Sta buggando il gioco, ragazzi. Quella lucina rossa in alto a destra, la vedete? È come se fosse... Non è che... Il gioco ci sta facendo sentire... Da vicino quella roba lì? No. Ok, 28. Qui becchi questo. Fa malissimo. È fichissimo sto trucchettone. Ma vaffanculo. Ok, quello di 28esimo è morto.
Quanti diavolo sono? Quanto sto per morire? C'è anche il lupone. Ma sono cazzi. Porca puttana. Ma non è vero niente. Oh. No, che palle. Che brutta questa di trovare tra i ristoranti. Dove li trovo? Io direi che la forfettiamo e andiamo dritti per dritti. Facciamolo. Andiamo qua. Intanto vediamo se troviamo qualche altra persona che potrebbe aver bisogno del nostro aiuto. Charlotte sta bene. Florence sta bene. Kimura sta bene. E di qua. Un colpo? Bello. Però dobbiamo andare in un posto molto brutto. Quindi ci serve un po' di sangue. Give me your blood, oh, cazzo è Kane. Noia. Giusto di qua. Questo è il teatro? Sì. C'era qualcosa qui? Interessante. Ci siamo stati l'altra volta, niente di interessante. Io blastiamo così e poi così. Mettiamo l'invincibilità del morso. Basta, bravo. It's locked. It's locked. Bisogna trovare un altro modo per entrare, vero? È vero. E non me lo ricordo. Sarà banalmente dietro l'angolo, facendo il giro del palazzo? Forse sì. Ah, no.
Mi sa di no. Dalle fogne forse. Vado dalle fogne o da qui da qualche altra parte? Nascondiglio davanti al teatro, ci piace. Potrebbe essere molto utile. Ok, adesso possiamo, abbiamo un po' di cure, riciclamo l'orologio costoso del padre che avevo tenuto proprio perché era il ricordo del padre, ma vabbè. Il cloud dei vampiri l'abbiamo già trovato da altre parti. Ah, potrebbe aver senso. Ah, di là si esce. Al letto qui. 1225. No, non voglio dormire. Perché dormire vorrebbe dire mandare avanti eventuali bad status di altre parti della città. Allora, il palazzo non è questo. Quindi facciamo il giro e cerchiamo di andare lì. Soprattutto non voglio far rispawnare i nemici. Mi ricordo che si arrivava dall'alto. Poi si doveva scendere, se non sbaglio. Però avrebbe senso aumentarci un po' la quantità di sangue prossimamente. Tale da avere un po' più di utilizzi di poteri o di guarigioni. Dai. Mi rimbambiti uno di fronte all'altro e si poteva mancare. Ciao DJ Cartoon, come stai? Benvenuto e buonasera. Come stai? Ma forse da qui? Possiamo salire. Oh oh, no! Forse sì.
Fatto andare nel pomeriggio, cosa hai fatto di bello? Lui in realtà che male che ci sta facendo sto stronzo. Wondersong, che figo, è preso nel bundle per l'Ucraina, vero? Morire qua no, però così. Non è morto sto stronzo, mamma che culo. Lo so, allora, il Wonder Song io l'ho conosciuto anni fa. Mi era stato dato un codice per scrivere la recensione, credo sia una delle recensioni che mi sia riuscita meglio in assoluto. Ai tempi collaboravo con Pixel Flood e ho scritto tutta la recensione in rima. Molto carina come è venuta. Ah, noi siamo qua. Ah, dobbiamo entrare da dietro. Palle. Quindi alla nostra destra. È carinissimo Wondersong. Non dico che sia uno dei miei indie preferiti, ma there's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Ma non è solo tralala, in realtà è... sono dei momenti veramente belli. E infatti ricordavo giusto che si entrava dall'alto. Sono dei momenti molto fighi. Lo trovo un pochino sconclusionato ogni tanto, perché continua a cambiarti le carte in tavola e il modo di giocare. Ma ci sono dei punti molto belli, anche toccanti. Biglietto di suicida. E noi siamo a teatro. Woe to you, nations of heaven. Eccola lì. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Allora, la volta scorsa, la prima volta che ho giocato a sto gioco, qui avevo preso un po' di botte. Perché comunque sono Skull abbastanza forti. Ma ora sono molto più forte rispetto a quella run. In teoria... lì sarà il nostro campo di battaglia. Poor Doris. I knew her well. And many can testify to her kindness and beauty. For now she hides in shadow. No, ma è bellissimo, ragazzi. Cioè, questo gioco è fighissimo per come è scritto. Mi spiace che non ci leggiamo tutti questi diari così, ma è troppo lungo, diventerebbe una live infinita. E qui ci possiamo buttare per proseguire. E lo faremo. Non ci sono scale nelle vicinanze. Ma adesso... possiamo andare ad aprire la porta d'ingresso. Qui sblocchiamo la location, anche se dovessimo decidere di battere in ritirata. Potremmo rientrare
dall'ingresso principale. Oh, qui c'era un casino. Facciamo prima qua. Allora, lì c'è... Si va a combattere, se non sbaglio. Un topo? Un po' di sangue. Despicable. Jonathan, sono 26 ore che lo fai. Despicable o non despicable? It's locked, all right. Questa è chiusa? Ah no, ma è di qua che si arriva al combattimento? Sì, sono un cretino. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah, but Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be. Until then, all shall die for that. Non ricordo minimamente la fight. My blood come to me, my servants. Oh sì, invece mi ricordo. È pieno di stronzoni che arrivano a combatterci. Deboli, ma ci sono lo stesso. Vediamo se esplode lei. No. Ma ci fa malissimo, però. Che cazzo, Angar? Fa malissimo, non me lo ricordavo mica. Schifo. Sta facendo malissimo. Però anche noi le facciamo male. Parecchio. Madonna, lei fa malissimissimo, veramente. Behold, Kinslayer, the disgrace of she. Minchia! Will she be the queen again once they all share her fate? Cosa cazzo? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? È diventata il Tyrant? Allora. Mi ricordavo che fosse abbastanza menoso. Ma... siamo qui davanti. Quindi prima andiamo a vedere cosa c'è nel resto del posto. Io non volevo venire subito qua. In giù. Sarebbe qualche altro skull. E questo è chiuso? I cannot enter. Ok. Doris Fletcher ci dice che è livello 30. Quindi è molto più forte di noi, in effetti. She is way stronger than we are. Quindi c'è un cazzo. Dobbiamo sbloccare la porta d'ingresso. Sono due stronzi, se non sbaglio. Forti.
29° livello, infatti. Sono grossi. Chiudi. No, sono duri. Un razzo per le scale. Sì. Anzi, giù per le scale l'ho preso. Su per le scale potrebbe essere. Ecco lì, su per le scale. No! E dai! Bella il doppio. Muori? No, uno è andato. Che palle. Ma dai, continua con sto cazzo di gas. Ma basta. Ma si può? Adesso muoio contro questa qua. Ma basta. Guardate che botte ci sta dando sta qua. È sempre imparata. E a lei. Oh Dio santissimo. Questo esploderà sicuro, così ci becca e ci ammazza. Boom. No. Ciao Tony, buonasera, benvenuto. Come andiamo? Aspetta che faccio gli onori di casa. Ah, però aspettate, scusate, ma anche DJ ha cominciato a streamare. Quindi direi che lo... Sì, lo sciottino così, no? Lo sciottino ci sta anche a DJ Cartoon. Come stai, Tony? Come sta andando Elden Ring? Senza spoiler, please. It's locked. Ma com'è chiusa? Questa è aperta. Ok. Ora possiamo. Un gran gioco enormissimo e pieno di contenuti, immagino. Lo so, troppo enormissimo. No, no, chiaro. Cancello di Finsbury e dice quello stronzo. Oh, ho fatto una cazzata, mi sa. Allora, siamo alla... Stiamo facendo la quest. L'ultimo pezzo di quest, diciamo. Il quarto capitolo su 5. E il quinto capitolo non mi ricordo quanto è lungo in realtà. Qua in realtà ci mancherebbero un po' di side quest, che alcune vorrei fare, quelle più semplici, meno menose. Ma la cazzata che abbiamo appena fatto è che adesso, se noi rientriamo in teatro, non sono rispawnati gli Skull. Allora, picchio forte sì. Alcuni, il boss ci ha appena ammazzato. Fatemi vedere. Non ditemi che sono rispawnati. Ah, non dovrebbero. Ok, ora siamo full. Vediamo però un pochino. This is despicable. E torniamo a cercare di battere la nostra amica Doris Fletcher. Tutti becchi questo subito. Così. Più combo di attacchi. I smell your fear. Ah, sto sprecando un sacco di stamina. A caso.
e non va bene perché lei attacca male. E noi la mordiamo. Sì. Chiamali, chiamali. Pam. E non è da solo, ovviamente. E mi imparentate chi? Spostati. No. Spostati, Jonathan. E qui è questione proprio di non farsi beccare, tipo Dark Souls. Questo è molto Dark Soulsiano. Se ci becca ci fa molto male, proprio non dobbiamo farci più. Minchia. E quasi quasi mi tengo la... la stronzina Minion, la tengo lì. Così non ne chiama altri. E invece ne chiama anche altri. Porca puttana. È una freccia, ah, quella. Ma che cazzo fanno? Che culo. Io non so come ho fatto a schivarla. Ora sì che l'ho schivata. E quella esplode ovviamente perché è una maledetta trombola. Lasciami. Ma quanto poco l'abbiamo tolto finora? Soprattutto si è curata, mi sa. Quando ci ha colpito col braccio? Se sì, son cazzi. Secondo me ci ha curato. Si è curato. E no, noi le chiudiamo pochissimo. Avenge you, che cosa avenge you? Che cazzo vuoi? Non di qua. Sangue sprecato. Dai, 5 secondi. Oh, no! È livello 30, sì. Molto buono. Non siete più in Lurku. Ciao Even! Dai, ricordi, è simpaticona? Cazzo la mia stamina. Non mi ricordo se posso scendere dal palco o no. Si può scendere! Non me lo ricordavo, cazzo. Ciao Nimris! Visto dove siamo? A prendere le botte! Ma va vangulo! No, 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 vediamo se si cura! Non è curato! Sono un cretino. Sono un cretino. Effettivamente, spostandoci in tutto il resto della stanza è più facile. E ora non abbiamo più niente per curarci. Oddio. Che palle.
Ora sono rispawnato. Ma va, dai, non è vero, non me l'ha colpito. Madonna santa. Dai, ammazzatemi voi. Bene, bene, bravi, complimenti, eh. 2 contro 1, bravi. No, no, bravi. Come state, ragazzi? Com'era il cinese Even? Ma li possiamo schivare, questi due stronzi, così. Non tiltare, se no non va. In che senso? What do you mean with tilting? Woe unto thee, son of Babylon! Non so, sono senza sangue, ma ci opiniamo da lei. È solo antipasto. Allora, mi ricordo. Ma no, lo so che poi fa 3 trasformazioni, tipo così. Ma vaffanculo. Non può far così male. Io sarò cretino. Che palle. My children, my beloved. Behold, Kinslayer, the disgrace of she was once renowned. Ma perché hanno sempre precedenza i loro attacchi sui miei, Dio santissimo? Non è giusto. You killed my father? Indigo Montoya, quello dicevi, Even? Oh, giusto che si comincia a fare così. No, no. Ti ribecchi sta mossa. Anche questa. Ma fa veramente troppo male. Ok, che colpa mia che forse sono under level, però. No. Culo. Hai rotto il cazzo. Ma quanta energia ha? Ma si sta curando? Non capisco. Vabbè, ovviamente toglie tutta la vita con 2 colpi. No, la mia stamina. No.
Vero, Ever, me lo chiedo anch'io. Ah, è vero, è proprio lui. Cioè, magari è una citazione più colta che Inigo Montoya fa a sua volta. Ah, già che noi abbiamo la barierozza di sangue, che può servire fino a 3 colpi per 5 secondi. Ma vaffanculo. La mia quanti cazzo sono? La mia stamina? Per favore? Grazie. Scusate, Dove cazzo è andato? Vaffanculo. Non lo so neanche come ho fatto a schivarle. Aiuto, aiuto, aiuto. Ho finito tutto. Tutto il finibile. Oddio. No, 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 no. Quella è quella che devo beccare. Sì. Muori. Ma perché non colpisce? C'è un cazzo. Ma va a cagare. Ma non è possibile. È tutto in cercare di sfruttare l'invulnerabilità del morso. Per fortuna il nostro morso adesso comincia a fa male. Ok. Top. Mortiamo lei. Eh sì! Guardate dove sono in mezzo proprio allo schifo dello schifo. No, 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 via, 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 via. Mordi qualcosa. Qualunque cosa. Dove è finita la stronza maledetta? Oddio, sì, quella portibile. No, mancata. Grande. Per una volta a nostro favore. Vai. Pianino, pianino. Sì, sì, tu continua a dire le tue stronzate, per favore. Mi va bene. No. Maledette puttanazze. Non ho più sangue. No! No, 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 non ti curare, stronzissima.
No, a morire. Non ora. Mi sa che si è curata però. Cazzo. Ce la faremo prima di 2 ore? No, in mezzo proprio sto schifo. Oh. Morta. Vaffanculo. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No. No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! Ah, che schifo. I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. Ma scusa, hai detto che non è tutta... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Ah, si da fuoco. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Farewell, Doris. Bravo! So dramatic! I love it! McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. L'amico di Evan. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. Oh, mi ricordo l'ultimo capitolo. Certo che me lo ricordo. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. I cannot enter. Don't forget to check every door. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection. Continue my research. Guai. These people want me dead. I need to leave now. Il gioco refresh un attimo, giochino, grazie. Ah no, siamo usciti da un'altra parte, ok. Tra l'altro abbiamo trovato un'altra spada. Che potrebbe esserci comoda. Vediamo se è più forte.
100, no, è più bella, è molto più debole. Non molto, però non è ancora a livello 4. Potremmo potenziarla. E quella potenziata secondo me diventa forte. Non me la ricordo, ma mi sa. Scappa dal teatro. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. This is not the place for you, very sir. Disturbing. Stop right now! Ma che cazzo vuoi tu? C'è una porta chiusa. It's locked. C'è. Muori così male. Eh sì, lo so che sono sottolivellato, però è chiaro. Poi sottolivellato rispetto a... Quando l'ho finito la prima volta ero molto più debole. Infatti i combattimenti duravano molto più. Dai amico, eh? Basta! Allora, qui dove diavolo siamo finiti? Qui. Destra, destra, torniamo. È giusto? No, ma va bene lo stesso. Ora possiamo andare a casa, credo. Non di qua, probabilmente. Quella è casa nostra. Questo è il posto sbagliato. Ma quanto ci sta... No, devo... Allora, ho bisogno della spada nuova, sicuramente da potenziare. E con 3860 punti, qualcosina, qualche potenziamento decente potremmo averlo. Ciao Lupin, benvenuto. Come stai? Allora, è la parte sbagliata, sì. Devo andare di là. Inferi, è vero. È vero. È vero. Grazie a te. Poi ci sono appena stato anch'io in realtà. Non mi posso lamentare. Dai. Mi lamento di come gioco però. Mirino simpatico. Ho aperto il portafoglio e ho trovato un pezzo di qua. In che senso? Guardate come mi gankano adesso tutti addosso. Ma non si menò tra di loro ogni tanto?
No, devo usare il nutri mio. Oh. Che orgia di morsi. Che cazzo è stato? Anche che bordello sto combattimento. Sarà che amici cazzate. Cosa hai combinato? Ah, c'era un pezzo di pane, letteralmente. Non so fosse un modo di dire. Almeno uno può morire. Simpaticissimi. Domani forse sai cos'hai combinato. Eri abbastanza confuso, ti hai stordito così tanto. Madonna santa, che nervi! Ok, siamo soli contro il bestione. Aia! Discolpa un video durato da 5 anni, ma chi? Amici? Amica? Più che amica? I won't judge. Ok. Di qua dovrebbe esserci solo qualche stronzo da guardare prima. Stavo sei fuori con l'ex. Ex, immagino che sia ex per motivi logistici. Tu fai il boss se sei. Infatti, se sei. Vi siete lasciati per un motivo tipo appunto la distanza, così, e se tu non, nessuno dei due ha nessuno è impegnato, anche se succedesse qualcosa, why not? E questa è la live in cui Jonathan prende gli schiaffi da chiunque. Anche da ste cacche umane della guardia di prima. Guardate, c'è quasi ammazzato. La mia stamina. Ma non ci credo. Anche no, non ancora, manca tutto l'ultimo capitolo ancora. Dopo questo. Ok, un po' gioco male io, un po' siamo sottolivellati. Perché ho fretta, perché non ho più voglia di combattere i cacconi per strada. Questo è proprio del nuisance, del noie. Un po' come gli scheletri con le torce di Dark Souls 1, no?
E anche se sono deboli, se ti attaccano in tanti e tu li sottovaluti, ti ammazzano. Stessa cosa, ste merde umane. Oh. Ce la possiamo fare ad arrivare a casa? Sì, vero? Tra l'altro, no, io non sono ancora andato in questa zona qui, qui dietro. E qui ci sono degli NPC, con un, alcuni con una gran bella storia. Sto tipo al 18 capitolo di Triangle. È ancora sigillata la mia copia. Me l'ha regalata per il compleanno degli amici. E ho deciso prima di fare altre cose per chiudere un po' di giochi, tra cui questo. Ma da solo sto giocando a... ho finito Diablo 3, qui in live. E poi ho finito... sto andando avanti con Spiritfarer, che avevo aperto da mesi. E purtroppo Shin Megami Tensei 5 sta rimanendo lì. Allora... no, facciamo così, vediamo se riusciamo a potenziare bene questa, la spada. 154. Diminuisce il consumo di energia, assorbe 25... no. Consumo di energia diminuito. Aumentiamo i danni. E il loro studio è l'unico che veramente mi piace di casa scuola. Ah, non lo so. Solid Metal Gear. Potenziale. Oh, 273 è tanto. È davvero tanto in più rispetto a quello che togliamo con le con la spada, che con l'arma che abbiamo adesso. No, questo non ci interessa. Oh. È servito benissimo, seghetto eccezionale, ma direi che la sciabola perfetta è un po' più lenta, ma sa da fa. E ora con 3900 vediamo cosa possiamo pomparci. Tutto, chiaramente. Il volume di sangue. Così quando siamo full ci mettiamo, abbiamo molte più cartucce da sparare. Rigenerazione quando mordiamo, visto che stiamo mordendo un sacco. Poi caldero di sangue. 3000 è la madonna, no. La guarigione? Non possiamo. La barriera? Non possiamo più in effetti. Potenziamo l'assorbimento di sangue quando, quando mordiamo. E il danno da morso, sentite. No, 1500, non possiamo più. Con 1000 numeri che fanno girare la testa. Ciao Tsuki, buonasera, benvenuta.
li teniamo 1000 per ora, li teniamo. Oh, dove li stiamo guarendo? Scende. Va bene, una... Tom Watts 4250 punti esperienza. Quanta gente potremmo ciucciare? Nevralgia e nevralgia al porto. Però qui ci manca ancora gente. Io devo trovare sti qua. Perché secondo me... La Sepsil... Ah, la madre! E Avery. Ah, subito, andiamo! Che cazzo. Andiamo subito a curarli. Sono qui. Mamma! Tsuki, come va? Hello again, mother. John? Do you need my... Oh. I think you... I'm not sure. Goodbye, mother. Goodbyes. Goodbye, mother. Yes, Jonathan. Spending next summer in France. Avery, are you here? Yes, you are. Miss Reed worries me, Miss... Yes, Miss... Do you need me? I won't... Here is your... Thank you. Goodbye, Avery. Of course. Of course. Molto bene. Stufato in doccia, ma che bello è stufarsi in doccia in quel senso. No, non manca molto, lo so, Nimris. L'ultimo capitolo. A qui ci dicono di trovare il ristorante. Hai sonno? Ma sì, ma è giusto così. La doccia a fine giornata credo sia una delle cose che... migliori in assoluto della vita. Perché dobbiamo trovare qui il ristorante? Non ho capito come mai ci manda di qua. Ah no, ma aspettate. Sono scemo? No, sono due questi in effetti. Dentro al Club Ascalon, entriamo. Un doggo carinetto per te. Volete incazzare? As you draws. Da-da-da-da. Oh! Ma no! Always a pleasure to see you, sir. Ma non è vero. Welcome back, Dr. Reed. For as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club nights. Ma sono vampiri che non sanno godersi la vita. Comunque, signori, nel frattempo, io oggi ho scoperto che il 19 maggio esce Vampire the Masquerade Swan Song. La mia domanda è, sorge spontanea. Dove lo compro? Perché ho visto che esce anche su Switch. E se esce su Switch fisico, sapete che a me parte il raptus dell'acquisto compulsivo. Ah, ma questa... Sì, è Elizabeth. Non capisco perché la quest del ristorante dovrebbe essere qua. We repel the intruders for now. But how long before they return? I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least two foreign echons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. Emoticon di Twitch, ah, il polipone, bello.
Io credo che, tra l'altro, avevo prima una volta quella di KS Gaming Life di R-Type, ma non la trovo più, anche se sono ancora abbonato. Sì, chi è? Non ero da Airgrave. Rumors say two cases of infection have been reported in Buckingham Palace. Oh. Good thing the king is not there. I know we're facing a crisis, but I'm shocked no one took the time to clean up the mess inside the club since we were attacked. Io te ho paura che parlando, che in realtà non dovrebbero annullarsi le missioni se andiamo avanti. L'ultimo capitolo non era... Non partiva da solo e ci sblocca, perché mi ricordo una cosa dell'ultimo capitolo e della fine. Però ora ho un dubbio. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Si vede quanto ride. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Ma io non capisco la storia del ristorante, perché mi ha indicato di venire qua. Always a pleasure to see you, sir. Voi ve la ricordate sta quest? Questa quest? Una sorpresa per il buon gusto. Missione secondaria. Trova un ristorante eccezionale per cal... Ah, ok, non l'avete fatta. Non l'hai fatta qui. Perché sono tre. Una, due e tre. E non capisco. Se sono da trovare tutti e tre oppure no. Ah, ok, quindi sono tre diversi. Me ne basta uno, ok. Magari qui sotto. Invece no. Perché sembra un tizio strano, quindi magari gli piacciono le cose un po' particolari, tipo i topi. Ci ho fatto caso solo riguardando il VOD dell'altra sera. Io ero ribaltato di là. Ero ribaltato in VOD. Tipo. Fatemi vedere anche adesso una cosa. Ale, buttiamo giù tutto. Io faccio così la scritta. Voi leggete. Leggete giusto Mille anni da vampiro, giusto? L'altro giorno, l'altra sera ho preso un manuale in mano. Non mi ricorderò mai che mi sono preso la roba. Ho preso il manuale in mano l'altra sera ed era al contrario. Quindi ho evidentemente ho ribaltato l'acquisizione di Discord. Welcome back the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance.
Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit what? A new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go... All right. You invited Lady Asprey. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Oh. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. After me, of course. Yes. S. Sibilata. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. How would you like... Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Ma come mai Mary non era diventata così? Mary è stata trasformata dal nostro creatore, mi sa, non da noi. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye, Lord Red. Ok, andiamo a trasformare in immortale il vecchiotto. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Oh. Please tell me more about... As long as... What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right Qual path. È autocontrollo? Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already.
the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure you're... That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Sfigato. Era molto interessante questa cosa. Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Tornando a ragionare in termini di Masquerade, è molto interessante un personaggio che è tipo un Nosferatu, che però riesce a camuffare il suo, la sua deformità, o comunque non ha avuto deformità visibili in quanto Nosferatu, e si finge un Ventrue. Molto interessante, sarebbe un bellissimo personaggio da giocare. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Eh sì, hanno letto il manuale della Whitehorse. Allora, quindi Evan diceva che ha visto questo. No, in alto a sinistra, questo qui. Mi dici dov'è, così facciamo sta quest velocemente? Se te lo ricordi. Clothing. Di là. Herbert, per feather, flying horse, tobacco. Dalla sinistra c'è proprio un ristorante. Ma qui? L'ho già visto, si mangia bendati, non mi ricordo assolutamente. Ah! Sì, cosa mi dice sta roba del mangiare bendati? Che cazzo. Vediamo quanto tiriamo con la spada. E col morso. It's a killer! A sinistra è proprio un ristorante, ma non... A sinistra... Cioè, di qua? A sinistra... Ah, no, ok, qui sotto... Ok, forse ho capito. Qua? In questa specie di... piccolo centro commerciale... Abbiamo appena portato al massimo anche noi, è fortissima. È il massimo, quinto livello. Infatti mi ha sbloccato il trofeo. Il trofeo, l'achievement. Questo si può aprire dall'altro lato. It's locked. Questo non è un ristorante, questo forse. Sì. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing.
I remember now. Ah, ecco perché non siamo ancora arrivati qua, perché questa è la parte... Ok, ok. Dove c'è la nostra main quest. Corri, corri, Jonathanino. La 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 la. Che poi un vampiro abbia la stamina, mi pare una cazzata, eh. Good evening, Doc. I have found a restaurant that... Really? It's a place where you eat. My, oh my. Do you know anything about a man called Aloysius? He used to be a big spender. One... I see. Anything else? I really can't say. The man is... Schifosamente ricco. I may have... Allora, con 530... Cazzo dice? Sbagliato. Good evening. I may have a look. 530, forse riuscito. Tutti questi compra molti. Almeno i materiali per fare le, insomma, le, i reagenti chimici. Allora, se andiamo a casa, facciamolo. Abbiamo curato anche loro due adesso. L'ergotamina ci manca, però... Parpa. 1500, andiamo a letto. Abbiamo fatto bene a tenerci un po' di cose dietro e tenerci un po' di... Oh, ancora sangue. Adesso potremmo o farci un giretto per gli altri quartieri e cercare di curare della gente. E su, su, su. Ah, questa è la Isis Dosa. Dopo Whitechapel potremmo andarci a fare un giro. Sì. Andiamo a Whitechapel. L'ospedale c'è solo lui che ha di nevralgia. Ok. Sono pochi in realtà. Lo facciamo? Un mega giro di cura? Che dite? Qui c'è una porta non aperta. Tanto Whitechapel è qui vicino. Ci andiamo di sicuro. Questa... Vai, poi ovviamente occhio che ogni volta che riposi in frattempo lo si... Eh sì, certo, esatto, esatto. Per quello voglio andarci adesso, senza riposare. Tutto a sinistra. Esatto, adesso facciamo un giro senza andare a riposare. Qui non c'è nessuno di malato,
a parte probabilmente qualcuno degli NPC che non abbiamo ancora incontrato. Allora, Whitechapel, dobbiamo andare su di là. Quindi stiamo su sinistra, ok. Oh no. Non ci voglio. Giusto? Sì. Ciao. Sì, sì. Power of the Lord can command whatever you want. E abbiamo sbloccato una porta. Ah, giusto, sto posto carino. Vai, vai. Oddio. No, wow, 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 wow. Davvero, non posso. Ma sposta. Che palle. Noia. Intanto non ti avevo neanche toccato. Guarda quanto bello. Una pressione, no, no, infatti. Ma cosa fa? Mangia i resti? Bravo. Bravo schifosone. Allora, non devo andare a sinistra. Qua. Giusto? No. Ok. Stanchezza, devi riposare, amico. Good evening. Do you need I would be if you thank you. Goodbye, Mr. Tra l'altro abbiamo un sacco di indizi ancora da scoprire di un sacco di gente. Would you like me to? Do you need it? I'm sure. Forgive my. Goodbye, Mr. Ma sono tutti qua, molto molto bene, tutti stanchi. Sono andati stanchi questi. You again? Can I off keep you? There is a all right. Goodbye. Good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Fancy bar. You never. Do you need to be honest? I don't really. Goodbye for now. Okay. Piace che abbiamo curato già. Uno, due, tre. Il figlio sta male, è stanco. Il prete, sono tutti qua. Molto bene. Good evening, Harry. Sure. Sure. Even my dreams are soaked with glue. So, I'm not bothered. Do you need yes, farmaco? Non ho. I will. Ho finito il farmaco per la stanchezza. Goodbye. Sono cazzi allora, perché se raffreddore, 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 sepsi. Va bene, il prete, stanchezza. Qui sono. In questa parte non c'ho voglia di fare un cazzo. Loretta. Ok. E Albert Palmer. Even my dreams are soaked with glue. Thank you.
Dove li troverò gli altri? Ah, dietro, dietro. Cadogan, carissimo. Mr. Evening. Carissimo pezzo di merda. Since I took the infect war. Goodbye. Loretta, tesoro. Good eve. You look in. Well, thank you. Goodbye, Miss One. Ma chi è quello che arriva dietro? Good evening, Benjamin. I'm afraid. You don't seem well. No, thank you. Your medicine. A gun? Vediamo. Darius Petrescu. Richard Nethercott. Chi cazzo era? Camellia, sta bene. Xiao Shun, al raffreddore. Tutti con raffreddore. Allora, Lopetrescu è qua. Questo? Il cadavere? What? Chi è Harry Peterson a sto livello della casa? Facciamo, vediamo se riusciamo a fare altri... Oh no. Altri rimedi per la stanchezza a sto punto. Già che siamo qua, non possiamo. Comunque abbiamo almeno uno di tutto, sì, tranne per la stanchezza. Ci manca chinino. Peccato. Scusate. Adesso andiamo verso lo Pembroke Hospital. Così passiamo da Petrescu. Quindi andiamo a destra e a destra. Però magari... No, vabbè. Stavo pensando che magari ce la poteva vendere Loretta del chinino. Ma magari c'è la cosa. Quella che rubava i farmaci. Non mi ricordo come si chiama. This is no place for... Over there! There's one of them vermin! Bello, due spadate, mi piace. Dorothy, lei. Get out of here! Ma che figata! Dorothy che è qui dietro. No? Chi sta facendo sto casino? È lui. No civilians allowed, sir. E vabbè, allora. Allora, non dovrebbe essere in questa zona qui, tipo... Qui dentro, no? E di là. Ma forse no. No, qui c'è la rientranza maledetta dove vado sempre.
Ma forse sì. Ah no, qui fuori. Qui c'è il cieco, forse. Perché ho trovato il secondo frammento di. Il secondo documento in braille. E noi li abbiamo ancora dati. Ma mi sa che non è qua. No. Che bella l'ambientazione, ragazzi, guardate che figata. In alto a destra nella mappa. Qua. Ah, ok. Torneremo forse. Oh, ospedale. Vediamo se c'è qualcuno che ci vende cose utili. Andiamo a curare chi di dovere. Cerchiamo. Good evening. Good evening. I'd like to wise chinino. Se ce l'ha, ce l'ha l'indiano. La Kesh Chadana. It's locked, all right. Non voglio parlarti, non voglio. Good evening. Please show me. Of course. Non ce l'ha. Che palle. A parte che sono poverissimo. Ok. Allora, però, chi ci hanno detto che è malato qua? Oswald. Quindi sotto al ponte. Il custode. Buonasera, Dave. Come stai, carissimo? Uno dei due figlioli che ci sono sotto. Ragazzi, se non conoscete, siamo pochini e ci conosciamo tutti qua. Ma il custode, quando riesce a streamare che non è preso dal lavoro, porta cose molto interessanti. Di merda, ma questo è un altro discorso. No, per noi. Ma facciamo così. Andiamo a cercare quel cazzo di pugnale, già che siamo qua. Qui che si dice che sto cercando di mantenere viva la gente di Londra. Do you need? Don't get me. I'm certain you. Oh, Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Peso. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Che non c'è sempre il dottor Reed che è pronto qui a curarti, che cazzo. Facciamo il giro. Cerchiamo il pugnale di Cox e poi glielo impiantiamo in gola. Così, per... Tranqui, Davide. Noi siamo qua per un pochino ancora, almeno. Look at it!
muori subito male così. La mossa proprio non hanno neanche cercato di camuffarla da Masquerade. Che in Masquerade c'è proprio il calderone di sangue che è una mossa dei Tremere. Una mossa, una magia. Allora, secondo me è qua il pugnale di quello stronzo. Io non mi avvicino. Questa mossa è venuta benissimo a caso. Allora, quindi oltre il parapetto giù dovrebbe esserci qua da qualche parte sto pugnalazzo del simpaticone. Sarà qui dentro? Oh, this must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Adesso andiamo a ucciderlo, no? Ah no. No, sicuri? Perché c'è Eben che poi mi toglie il follow se lo uccido. Ma è un essere umano disgustoso. È di quelli che si merita proprio le botte, ma proprio date a man rovesci col coltello in faccia. Dove sei? Mi rifiuto. Hey Doc. Cazzo ridi. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Feel invincible, Madonna mia. Madonna mia. Questo rifiuto umano criminale e si sente invincible solo perché c'è un coltellino del cazzo. Mamma mia. Don't nod. Io vi voglio bene, ma qui veramente. Già da fuori questione del cacciatore di vampiri stai camminando sul filo. I'll leave you for now, Mr. Cox. Per 20 scellini. Porca. Andiamo al porto. No, ma c'è un motivo, Even. Se... Non è di qua. Se le tre live che abbiamo fatto di World of Darkness stanno avendo, hanno avuto quelle tematiche e quel modo di... No, vabbè. Vedrete the big picture alla fine. E lì for now, esatto. For... Quanti sono? C'è una porta aperta? No, cazzo. Guardate quanti! Minchia, Gangs of London è diventato, altro che... Cioè, tutti morti così. E io... I'm here for the loot. Mi sembra una porta che potesse aprire. Ma che bello! Con questa armetta così potente. Per andare al porto, più o meno ci siamo.
best stay back, sir. You see, I'm staying back. This is not a place for you. Questo era forte, che palle. L'importante è che... Oh, che il prete... è ammazzato. Dai. La ra 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 ra. No, mi spiace soltanto, ragazzi, che del World of Darkness non riesco a portarne più di una ogni mese, mese e mezzo, due mesi, perché... Allora... Mi piacerebbe anche, in realtà, portarne di più. Ma il quartiere è in salute, non è perché siamo venuti allora qui a curare solo loro due. Enid, che è la vecchietta che sta con Martin... e Giselle Paxton, quindi dobbiamo andare al qui, quindi andiamo a destra e saltiamo. Mi piacerebbe portare più serate di GDR, ma per prepararle in tempo, in maniera decente, ci vuole tempo. E soprattutto, ragazzi, ho avuto un culo allucinante in tutte e tre le serate, che casualmente quasi abbiamo risolto tutto in tre ore. È stato molto figo per ora. No, io voglio salire il gradino, però. Dai, ma in combattimento non può fare il giumpino? Palle. Non lo fa. Dov'è? Dai, su. Allora, dobbiamo attraversare dritto. Di qua. Ancora. È giusto, sì. Bello farli fuori così, però, eh. Molto satisfactory. Allora, la Paxton. Enid è qui. Good evening, Miss Gillingham. Of course. Of course, of course. So, Dr. Tip. Ah, già. Do you require... I'm glad. Non ce l'ho. I'll... Goodbye, Miss Gillingham. Magari lui vende cose per la medicina. Good evening, young man. There's no need. Show me what you...
andiamo a vedere. Il rifugio. Lottie Paxton, Sean Hampton. Dov'è l'altra? Là. Nevralgia, forse non ce l'abbiamo neanche per lei. Sarebbe molto brutto. Bene, giro a vuoto. Bravo Edo, bravo. Allora, potrei fare un tentativo proprio a caso. E vedere se per caso abbiamo lootato i materiali che ci permettono di fare il farmaco per la nevralgia, ma dubito. Infatti, ergotamina. Ne servono 15 unità. Ok, mi sa che moriranno di nevralgia. Vediamo se qui abbiamo delle quest in sospeso. Una. Facciamola. Ah no, allora adesso qui mi dite dov'è. Facciamo così. Qui ci leviamo dai coglioni. Nuova ministra della sanità, siamo in una botte di ferro. Assolutamente sì. Scusate, io la faccio il responsabile in senso che ho un forte spirito di pater familias. Sacrifico gli non salvabili per salvare i salvabili. Non era così? Funzionava in quel modo, no? No, eh? Ma qui dobbiamo passare di là. Oh, non c'ho voglia di uccidere questo. Ciao. No, non c'ho voglia. Ma è stufato. Ah, ma devo per forza? Coglioni. No. Li abbiamo fatto male, eh? Anche lui ne fa noi. Even. Backseating time. Dove cazzo è quella collana? Ma hai detto che c'ero anche passato davanti l'altra sera. Dove? Qui è il bar. Allora, fanciulli, andiamo a dormire, sono lei, siamo una... Ciao Tsuki. È già mezzanotte. Non è ancora una mezz'oretta, magari facciamo questa quest, poi mi riporto su. Buonanotte, Tsukina. Sembra un po' zucchina. Sì, esatto, nella parte bassa del cerchio della quest. Praticamente sulla banchina, nella parte bassa, in un tunnel. Ah. Let's see. Dei barili davanti da spaccare, ma easy, proprio facile. Quindi qui. Scendiamo.
A barili da spaccare non credo, perché qui non possiamo attaccare. Ma le idee lì sono qui sotto? No. Di qua si va giù. Di qua si va su. Vieni di qua. Più a destra, guardando la mappa. E ora vado dritto. Ma qui comunque non ci permette di colpire nulla. Qua sotto neanche. Barili. Idea di dove possa essere. Poi sono dei barili, ma non c'è nulla. Forse qui? No, non ricordo male, ma di questa zona. A un certo punto c'è tipo un tunnel che somiglia a un ingresso a fognare con delle cose da rompere. Ma non posso rompere nulla se siamo qui nella zona. Forse qua? Non posso rompere nulla, non ho... Proprio non mi permetti di attaccare nulla, non mi permetti di sguainare la spada. Ops, sì, mi ha visto. Qua dentro. Si torna. A meno che... però qui si esce. Sì, dai. Se hai voglia, sì. Magari mi vede qualcosa di decente. Good evening, Miss Cox. Hello again. Can I see you? As long as you are... Cos'è stato? Foolish girl when a pre-pretty. She's got no idea who she's dealing. Mi bruciano gli occhi tantissimo stasera, tra l'altro. Possiamo usare il... però siamo fuori. Ah, ok. Adesso sì. Zona in basso, destra del cerchio, rosso della quest. Del sangue. Ah, più in basso a destra di così si muore. Già il fatto che mi dici che c'è del sangue può essere, può aiutare. Qui c'è del sangue. Eccoli, questi sono i barili che dici tu. E ce li fa spaccare, perché?
Perché? This is a slaughterhouse. Per quale motivo dovrebbe esserci data la possibilità di utilizzare l'attacco in questo punto? From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Cioè, siamo in un punto dove non si potrebbe. E lì qui sotto sì. It's locked. Ma vaffanculo. Ok, adesso abbiamo deciso se darla a sua madre o a Seymour. Seymour è uno stronzo allucinante. Quindi lo darei a sua madre. Che dovrebbe essere in una di ste case. Stella Fishburne. Ah, su Facebook. Good evening, Mrs. Fishburne. Stavo visto sul cellulare. Stavo aspettando un WhatsAppino, ma. What can I do for you? I believe you may find this. What is it? I don't understand. It's a gift your son was hoping to give you. But I'm afraid it links him to the nearby murders. You mean this belongs to one of his victims? Jesus. I knew this day would come. Please, Dr. Reed, accept this for your trouble and leave me be. This day? You mean you already knew? Are you buying my silence? I will not be an accomplice in this. What? No. No. My son's crimes distress me more than you can imagine. But I'm his mother. I love him, I do. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night. He told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his Why e che cosa? Demons. Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. I understand your pain, but you cannot mother him forever. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. I see you. Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child, and he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? Sì, una manica di botte. I'm afraid these demons, as he calls them, are just a delusional justification to distance himself from his actions. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Esatto. È uno stronzo. Goodbye. Please
Andiamo a parlare con lui. Fishburino, dove sei che ti spacco la faccia? Good evening, Mr. Fishman. Yeah, yeah. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her. For my mum. Telling the truth made me feel better. For a while. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Altrimenti? Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times. That's all. Bravo. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Adesso faccio fare inscenazione alla mazza. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm a son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. Oh. Ok, Jonathan direbbe la morte non è la risposta adeguata. Ma Edo non è Jonathan. I don't believe death is the appropriate sentence for murder. Not in a civilized society. But the last word has to remain with the law. There is no law around here. No justice to be found. Allora muori. In these parts, revenge is the only answer. E allora dovresti morire, secondo questo cazzo di assioma che difendi. Goodbye, Mr. Fish. Se... Vabbè, vabbè. Non ti fa incazzare. Così, per sfogarmi. Tutto pieno. Povero Topino, si stava facendo i cazzi suoi. Siamo finiti. Oh, non ditemi che qua è dietro la casa di... No. Speravo. Bello avere tanta storia. Ah!
un colpo di paletto per fargli tutta la difesa. Figo. Sì, certo, se riesco a beccare. Ma basta, stronzo. Oh, madonna santa. Così? Figli di puttana madre. Stupid newborn. Guarda che anch'io c'ho la barriera. Mi dimentico sempre. West End, siamo nel West End, eh? Ma va? E qui nel West End non abbiamo ancora, non abbiamo quest, a parte trovare queste due cose che non so dove siano. Però di qui si va a White Chapel. Whitechapel, però potrebbe esserci anche qualcosa. Pure ti dico che ci muori, ma no, perché? No. A Whitechapel. Sono abbastanza cacconi qua. Ah, forse tu pensavi il combattimento quello di prima. Cavolo era? Ma qui ci deve essere cosa? Il cieco. Oppure qua. Però perché mi ricordo che qui c'era invece la nostra amica? La Crane. Dispensario, giustamente. L'ho attivata la quest che vorrei fare, ma non lo dice. Ma perché su di lui? Perché? Ah no, va bene. Che figata, far esplodere i nemici. Vedi, fertile il vento della bestia e la violenza del Vulcod. Oh, la sto tracciando ma non me lo dice. Bello che è stato colpito dal rinculo della spada alla... Per sbaglio è volato via. Dispensore. Ma dov'è il dispensorio? Quello dell'amico, sì, sì, sì. Dispensario. Ah, eccolo lì. Giusto.
perché voglio andare a curare cosa? L'amico della Crane. E dalla Crane vorrei comprare del materiale. Poi non mi ricordo. Magari ce l'ha anche lei da vendere. Good eve. I'd like to see. Ergotamina, sì. Il chinino ci serve. Giusto che possiamo entrarci direttamente da qua senza passare dal nostro amico Gino Pinotto. Ah no, ok. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Vieni, Miris, lo so che l'hai ciucciato. Sono tentato anch'io, yes. Però. Do you need some well, Reed. Tell me everything you know. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Ah no, quella rimane. È buggata. Goodbye. È buggata. Dorothy! Mi serve le medicine. Dov'è la scala? Welcome back, John. Show me what you have. Ne ha 50. Minchia. Grande. Super, costa la metà rispetto a quanto ce l'ha venduta l'altra zoccolina lì, la truffatrice. Ne ha un sacco e dalle metà prezzo. 8 rispetto a 15, non male. Ma adesso noi possiamo andare. Tornare al West End. Sarà aperta oppure no? Sì. Bravo, vedo che hai aperto le porte. John!
Allora, qui dovremmo aver curato tutti quelli che conosciamo, quindi possiamo andare a dormire. E mi sa che lo facciamo sia nel gioco che Irla. Allora, ci serve, non ce l'abbiamo abbastanza, salicina, fiala di vetro e oppio. Ok, questo per tornare in West End. E curare gli ultimi due che erano rimasti stanchi. Non ci voglio adesso. Sono troppo stanco io. Con 690 non ci compriamo niente. E non lo so. Non vorrei che... Com'è grave? Stanno tutti bene. Allora gli altri non si vedono. E vabbè, alcuni di cui altri si ammalano. Oh, basta, non ammalatevi più. E qui sì, se è grave, questi qui sono tutti bene, sono questi qua, quelli che stanno male. Non credo che muoiano finché non li incontriamo almeno una volta. Quindi, facciamo un attimo una roba. Ah, la West End. Teniamo, ma te non valida. Ragazzi, io sto letteralmente crollando di sonno. Quindi ci cerchiamo un raidino. Veloce, veloce, siamo in pochi, siamo in due. Andiamo da Yuza che ci ha raidato l'altra sera. E nemmeno me ne sono accorto. Perché stavamo già staccando. Ragazzi, grazie mille per essere stati con noi. Serata un po' così, tranquillona. Dopo l'altra sera ci stava. Noi ci vediamo forse nel weekend. Così. Non lo so. Se no, credo martedì prossimo. Se no, non lo so. Ciao ragazzi, buonanotte. Andiamo a salutare Yuza un secondo e poi io vado a crollare. Buonanotte!